100 progetti per Crotone dei 100 anni della fondazione degli ordini degli architetti. Sì, è una iniziativa appunto che va in questa direzione per ricordare la nascita degli ordini professionali architetti e ingegneri. L'ordine di Crotone ha organizzato questa mostra. La mostra è stata già installata il 1° dicembre, durerà permanente, resterà fino al 10 dicembre. Oggi però l'inaugurazione è la presenza del Consiglio Nazionale degli Architetti, Alessandra Ferrari, che è appunto la nostra consigliera delegata alle iniziative sul territorio nazionale di questo, che riguardano i 100 anni. È la volontà di poter ribadire, fare vedere alla città l'impegno, lo sforzo dei nostri colleghi, degli architetti per la città e per la provincia di Crotone. È un momento importante, per esempio siamo alla soglia del Capodanno, dell'anno che verrà, e noi vogliamo realizzare altri progetti, per esempio per la Piazza Pitagora. Ecco perché mi piacerebbe lanciare questo slogan della Piazza Pitagora che verrà. Lo facciamo oggi facendo vedere alla città, ai cittadini, agli addetti ai lavori, ai non addetti ai lavori, anche la capacità che hanno i professionisti, gli architetti di questa città di realizzare i progetti. 100 progetti è l'iniziativa appunto per ricordare i 100 anni. Come si immagina dunque Piazza Pitagora? Ma ognuno di noi credo che abbia un'immagine di Piazza Pitagora ben precisa, però oggi credo che non sarebbe corretto da parte mia dire qual è la mia immagine. Sicuramente la volontà credo che tutti quanti noi abbiamo è quella di poter aver restituito una piazza che ritorni a avere quel ruolo, quella funzione di agorà per la nostra cittadinanza, che è così come è sempre stata, anche se oggi la difficoltà potrebbe essere quella di poter delocalizzare la viabilità, che in questo momento purtroppo implica dei sacrifici per la cittadinanza stessa. Di questi 100 progetti, qual è secondo lei uno dei più importanti? Ma non credo che ci sia un progetto più importante di un altro. Sicuramente si emerge lo sforzo, la voglia che hanno avuto ogni singolo professionista, ogni singolo collega a volersi cimentare con il progetto di una con l'idea di una parte della città e del territorio di Crotone. Credo che tutti nella misura diversa abbiano un'importanza nel momento in cui siano stati concepiti. Senta, per il suo valore storico di questa città, penso che Crotone abbia proprio bisogno di questi 100 consigli da parte dell'Ordine degli Architetti. 100 consigli forse non bastano. La voce degli architetti è una voce forte, è una voce che da 100 anni, quest'anno ricorre il centenario, racconta e aiuta, diffonde, valorizza quelle che sono le caratteristiche di una città. Gli architetti sono i professionisti al fianco delle trasformazioni urbane e non solo. Quindi il 100 progetti sono un simbolo per dire che gli architetti ci sono e devono esserci a fianco delle amministrazioni, a fianco di coloro che lavorano per la modifica della città. Dal punto di vista del valore storico di questa città, l'Italia è forse l'unico paese al mondo che ha questa stratificazione storica. Il nostro patrimonio sta in questa sedimentazione storica. È chiaro che in luoghi più delicati, in cui queste emergenze sono più forti, bisogna essere ancora più competenti. La competenza nostra lo è non solo per legge, noi siamo autorizzati per legge a lavorare sugli edifici storici, è una delle nostre riserve di legge, per cui siamo autorizzati per legge e abbiamo la competenza per farlo. In conclusione le chiedo qual è il suo pensiero circa l'ambizioso progetto di Antica Croton che potrebbe cambiare il volto di questa città? Tutti i progetti, se portati avanti con coerenza, possono cambiare il volto di una città, per cui io credo che se si recupera questa dimensione collaborativa e questo fondamentale fiducia nella figura di un professionista che sa dove mettere le mani, forse si riesce ad ottenere il risultato che vogliamo tutti. L'architetto non costruisce per la nostra categoria, l'architetto lavora per la collettività e la collettività siamo noi, cioè noi viviamo all'interno degli spazi che noi costruiamo e trasformiamo esattamente come noi vogliamo che siano trasformati.